la linea, il collegamento alla nostra seconda ospite di oggi, che è Francesca Corrado, fondatrice della Scuola di Fallimento e autrice del libro Il Fallimento è Rivoluzione. Ciao Francesca, ben trovata su Padre Pio TV. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti e grazie dell'invito. Grazie a te per la disponibilità, del resto questa non è la prima volta che sei in nostra compagnia, però oggi in maniera particolare abbiamo deciso, ti abbiamo chiesto di dedicarci qualche minuto perché è di solo qualche giorno fa la triste notizia di quella studentessa di Milano che a soli 19 anni ha deciso di togliersi la vita. Questo perché tante volte i nostri piccoli fallimenti quotidiani possono essere macigni sul cuore che ci possono portare a fare delle scelte assolutamente sbagliate. Con il tuo progetto, la Scuola di Fallimento, ci insegni a comprendere che il fallimento invece può essere palestra di vita e assolutamente un modo per conoscerci meglio e imparare a migliorarci. Per cui, ecco, ti chiedo subito un primo intervento a caldo, un primo commento a caldo su questo episodio e poi magari recuperiamo anche la bellissima lettera che tu hai scritto, che io ho letto dal tuo profilo LinkedIn, magari ne leggerò proprio un pezzetto. Sì, in effetti ho scritto quel testo a caldo dopo aver letto la notizia, consapevole del fatto che in genere anche a scuola di fallimento insegniamo ad assumersi la responsabilità, ciascuno deve assumersi la responsabilità dei propri errori, dei propri fallimenti, ma credo che sia importante anche sottolineare il fatto che molto spesso diciamo, il successo e l'insuccesso non è frutto soltanto delle nostre capacità, dei nostri talenti, ma anche di un contesto che limita fortemente la nostra capacità di vedere all'errore, al fallimento in un sguardo positivo. E infatti quel testo chiedeva scusa alla ragazza, alle tante Francesche o Francesche che sentono di deludere le aspettative degli altri perché ciascuno di noi in qualche maniera vittima e complice di una società della performance dove l'errore e il fallimento viene visto come un inciampo irrimediabile, una società in cui si chiede anche ai giovanissimi di eccellere in tutto e in pochissimo tempo, senza dar loro la possibilità invece di sperimentare per prova errore, perché la neurobiologia dell'errore dimostra scientificamente che noi apprendiamo di più dai nostri errori e che soltanto appunto inciampando, cadendo, deviando dai nostri obiettivi possiamo conoscerci meglio, capire chi siamo e cosa vogliamo davvero. E quindi, diciamo, la mia era un po' una denuncia, una messa in discussione anche di noi come genitori, come insegnanti, come professionisti, come partner all'interno di una coppia, perché ciascuno di noi è responsabile in qualche maniera di come stiamo creando la cultura e che cultura lasciamo anche ai più giovani. Sono tutti temi che hai centellinato con particolare cura in questa lettera che hai scritto a caldo qualche giorno fa. Prego la regia di riproporci la schermata della tua pagina LinkedIn, dove l'incipit è proprio il messaggio che la ragazza ha lasciato togliendosi la vita. E tu poi a quello scusate, ho fallito nella vita e negli studi, scrivi: le hanno dato il mio stesso nome, Francesca, un nome di fantasia. La metà dei miei anni, 19, ha scelto di chiedere scusa nel modo più terribile, mettendo fine alla sua vita. Scusa per cosa, Francesca? Chiediamo noi scusa a te per averti fatto credere che la felicità è nella perfezione. Poi la lettera continua, invitiamo le amiche e gli amici che ci seguono ad andarla ad intercettare sul tuo profilo LinkedIn e, come dicevamo, condensa un po' i temi di cui parlavi, questa società che ci vuole perfetti a tutti i costi e performanti quasi senza passare dal via, mentre il percorso di crescita, soprattutto nelle età più giovani degli esseri umani, è proprio un percorso tante volte costellato da molti errori, quindi è fondamentale vivere la dimensione dell'errore come appunto una palestra di miglioramento piuttosto che come un macigno sul cuore.
Sì, assolutamente. Il libro si chiama Il fallimento rivoluzione perché la rivoluzione a cui faccio riferimento è la rivoluzione cardiaca, è quell'up and down della vita, no? Se la linea fosse dritta non saremmo vivi e invece lo siamo perché ci sono anche momenti di difficoltà che ci possono invece rafforzare e dare lo slancio per i momenti più alti. Quindi una cosa che insegniamo e che invito anche a fare ai nostri amici a casa e di non considerare la vita appunto una susseguirsi di soli successi perché non è possibile. Anche i migliori, quelli che hanno successo in realtà lo hanno perché hanno vissuto fallimenti ed errori e sono riusciti a superarli. Successo e fallimento sono due facce della stessa medaglia, senza uno non c'è l'altro. La cosa importante è riuscire a non farsi abbattere dai no, dai rifiuti, dalle cadute, ma pensare che appunto come una palestra ci stiamo allenando per il nostro salto più in alto, insomma, no? E un messaggio che voglio lasciare ai giovani, soprattutto di non identificarsi con i vuoti e con i rifiuti, perché se uno fallisce non è un fallito, e se una persona che sta provando si sta mettendo in discussione, e questo deve essere considerato di grande valore. Come si dice, soltanto i treni fermi non fanno errori. O non fanno incidenti, no? Ma a noi non dobbiamo rimanere fermi, dobbiamo progredire come individui e raggiungere i nostri obiettivi senza farci stritolare dalle aspettative degli altri, perché nel post evidenziavo il fatto che viviamo una società in cui ci appiattiamo alle aspettative dei genitori, degli insegnanti, degli amici, del capo, no? Senza ascoltarci e senza valorizzare ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Quindi, diciamo, l'invito è ascoltarsi di più e assecondare il proprio io in qualche maniera. Sì, e anche aggiungo comprendere che c'è bisogno di tempo per crescere e anche per affrontare i propri limiti e per migliorarsi. Tante volte, lo dicevi tu nel corso della tua riflessione, siamo abbagliati dal successo degli altri, però molto spesso ci concentriamo sulla loro dimensione di successo, ma dimentichiamo oppure, ecco, sottovalutiamo tutto il percorso che ha portato donne e uomini di successo a raggiungere degli obiettivi importanti. E poi mi piace aggiungere, come sottolineavi tu stessa, che anche il successo alla fine non è esente da momenti di crisi, di dolore, di delusioni, per cui dicevi sono due facce della stessa medaglia, per cui l'approccio alla nostra esistenza deve essere sempre un approccio consapevole, maturo, senza, ecco, la fretta di raggiungere subito un obiettivo, perché gli obiettivi più sono importanti, più richiedono tempo e sacrifici. Assolutamente, sì, ricordo che la vita non è una fotografia, noi siamo abbagliati soprattutto dai social, da quel momento che il social la cattura, no? Ma quello è un istante, dovremmo invece riuscire a scorgere tutto quello che una persona fa nell'arco della sua giornata e dell'anno e in quella maniera scopriremmo che in realtà ha molti momenti, no? Ha molte difficoltà, però proprio per questo non si lascia abbattere e continua a perseverare. Lo dico sempre, la perseveranza batte il talento, sempre, e lo dimostro attraverso i giochi. Proprio oggi finirò un percorso con un liceo scientifico, di Carpi, in provincia di Modena, grazie alla dirigente scolastica Alda Barbi, illuminata, diciamo, deciso di mettere a disposizione di questi, ragazzi di questo liceo un percorso proprio per capire come superare le difficoltà e lo facciamo attraverso il gioco. Il gioco in qualche maniera ci permette di simulare la realtà perché nel gioco, come nella vita, a volte vinci, a volte impari. E la parte più importante è proprio l'imparare per fare meglio la prossima volta. E dimostro ai ragazzi con ricerche scientifiche che appunto è dimostrato che la perseveranza ci permette di raggiungere i nostri obiettivi, molto più che spesso il talento. Quindi se prendete 4 o 5 non abbattetevi, potrete in realtà essere, diciamo, persone di successo domani.
Siamo in compagnia di Francesca Corrado stamattina, fondatrice della scuola di fallimento e autrice del libro Il fallimento è rivoluzione. Con lei stiamo affrontando il tema del fallimento non come pietra tombale delle nostre aspirazioni, dei nostri sogni, dei nostri desideri, ma come trampolino di lancio verso la vita, ecco, proprio nella misura in cui siamo consapevoli del fatto che siamo esseri limitati e che sbagliare ci può aiutare a diventare persone migliori, più consapevoli, più pronte, più preparate. Francesca, grazie ancora per la disponibilità e il tempo che ci stai dedicando stamattina. Volevo chiedere, anche grazie all'aiuto della regia che ci permetterà di navigare un po' sul tuo sito mentre chiacchieriamo, quali sono i progetti che stai portando avanti? Ah, sì, i nostri progetti riguardano sia le aziende che le scuole. Appunto, come dicevo, abbiamo questo bellissimo percorso all'interno di questo liceo dedicato ai ragazzi, abbiamo percorsi per gli insegnanti, e il 13 febbraio festeggeremo San Fallimentino. Abbiamo deciso di farci un patrono a proposito di santi, perché crediamo che anche, diciamo, la questione relazionale, molti lo vediamo dalle violenze sulle donne ai femminicidi, che spesso si ha difficoltà a porre fine ad una relazione perché la si considera, la fine di una relazione, come un fallimento, no? E questo avviene anche spesso tra i giovanissimi. L'anno scorso avevo posto la domanda in un'altra scuola di Modena, chiedendo che cos'è per voi un fallimento, e buona parte mi ha risposto il divorzio, il che, diciamo, mi ha lasciato un po' stupita. Quindi l'idea era, appunto, un po' giocando, di trasmettere l'idea che la fine di una relazione non deve essere vissuta come un fallimento, e che quali errori si possono compiere nella scelta della persona, perché spesso, appunto, la fine della relazione in realtà deve essere fatta risalire al momento della infatuazione, cioè l'errore si compie spesso a monte e si hanno spesso gli stessi schemi mentali che ci portano poi ad innamorarci delle stesse persone, cosa che accade spesso in azienda. Cioè, il problema non è l'errore in sé, ma perché facciamo quel tipo di errori, perché facciamo sempre quel tipo di errori, e questo dipende dal tipo di schema mentale che noi mettiamo in campo e che ci porta, appunto, a deviare, a sbagliare. Guarda, tra l'altro, navigando sul tuo sito, grazie all'aiuto della nostra preziosa regia di Giulio Russo e Luigi Martino, percepiamo anche tanta creatività, e quindi, ecco, mi sento di dire che tu e il tuo progetto siete la prova provata che dietro ogni criticità poi in realtà si può nascondere un'opportunità, e questa impostazione ovviamente ci aiuta a affrontare i dolori, i guai piccoli e grandi anche della nostra vita quotidiana. Per cui complimenti davvero per il tuo progetto, che dicevi si sviluppa tra la scuola e il mondo dell'impresa, quindi fai anche formazione in azienda. Sì, assolutamente, lì, diciamo, in azienda il problema è ancora, diciamo, molto, molto evidente, perché c'è una difficoltà da parte delle persone di accettare l'errore, e quindi, per paura di essere puniti o giudicati male, la tendenza è quella di nasconderlo, e nascondere l'errore determina poi il fatto di reiterarlo. E ricordo una ricerca che racconto nel mio libro, ad esempio, che a livello internazionale la terza causa di morte in medicina è l'errore umano, e l'errore è dovuto proprio al fatto che si tende a nascondere, perché abbiamo la tendenza a considerare l'errore frutto della nostra incompetenza. Invece mettiamo in evidenza il fatto che noi facciamo errori nel tentativo di dare il nostro meglio, e pur dando il nostro meglio possiamo sbagliare, perché se invece volessimo commettere effettivamente un errore volontariamente per trarne un beneficio personale o
danneggiare qualcuno, qui, lì si parla di violazione ed è giusto in quel caso essere puniti. Parliamo di errori, lo ripeto, fatti nel tentativo di dare il nostro meglio. E quindi proprio perché stiamo dando il nostro meglio, traiamo anche il meglio da quell'errore e trasformiamo l'errore in un'opportunità. Lo facciamo in maniera leggera, come grazie per averlo notato, abbiamo scelto quei colori apposta, hanno tutti un significato, proprio perché vogliamo sdrammatizzare l'errore e alleggerirne il carico, dato che in Italia è una parola abbastanza pesante. Tra l'altro simpaticissima la creazione del vostro santo protettore in questo San Fallimentino, complimenti anche, ecco, per questa intuizione a ridosso della festa di San Valentino, che tante volte, hai ragione, ci può far sentire inadeguati quando non rispettiamo gli standard della società in cui viviamo. Invece la bellezza di qualsiasi società dovrebbe essere proprio nel percepire il valore arricchente della diversità tra le persone, per cui ci affidiamo anche noi a San Fallimentino per poter fare tesoro dei nostri errori e migliorare la nostra vita quotidianamente con questo approccio non arrendevole ecco, anche ai nostri limiti, che poi magari deve essere anche un approccio ai limiti degli altri, no? Quando magari ci troviamo di fronte a chi sbaglia, non essere sempre lì pronti a giudicare, ma magari essere un attimino più predisposti ad accogliere anche l'errore dell'altro. Sì, assolutamente. Suggeriamo di fare una cosa che si fa alla NASA, cioè quando qualcuno commette un errore non ditegli hai commesso un errore, chiedetegli perché ha fatto quello che ha fatto, perché molto spesso l'errore nasce da una prospettiva diversa che io posso avere sulle cose rispetto all'altro, e quindi capire la prospettiva che l'altro sta utilizzando per guardare il mondo è arricchente anche per me. Quindi non puntate il dito e chiedetegli perché ha fatto quel che ha fatto, potreste magari scoprire che non è un errore ma era la cosa giusta da fare. E anche questa è una riflessione davvero molto bella di cui facciamo tesoro. Francesca, noi ti ringraziamo per essere stata con noi anche stamattina, per averci donato tanto, e quindi speriamo che questo non sia un addio ma un arrivederci, perché poi aiutarci a affrontare meglio le nostre giornate, i nostri problemi piccoli e grandi, ed essere anche disposti a avere maggiore consapevolezza e comprensione, dico meglio, nei confronti delle persone che ci sono accanto, che con le quali magari lavoriamo, viviamo insieme, per comprendere meglio anche il loro punto di vista, come dicevi tu. Grazie ancora Francesca e buon proseguimento di giornata. Grazie.